sparato a Lincoln. Una sola pallottola può aver ucciso il nostro presidente, ma non un solo uomo. Siete accusata di aver accolto, protetto e nascosto John Wilkes Booth, John H. Surratt e i loro compagni confederati mentre cospiravano proditoriamente per uccidere il presidente Abraham Lincoln, il vicepresidente Andrew Johnson e il segretario di Stato William Seward. Come vi dichiarate? Sono innocente. Ti rendi conto che il processo ai cospiratori comincia oggi? Allora noi cosa faremo? Difenderemo uno degli otto. Il braccio destro di Booth era suo figlio John. Siete consapevoli di cosa siete accusata? Rischiate l'impiccagione. Sono una donna del sud e una madre devota, ma non sono un assassino. Vostro figlio è l'unico che è riuscito a fuggire. Quelle sono persone spregevoli, le stesse contro cui hai combattuto rischiando la vita. Qualcuno deve pagare per questo, è la gente che lo vuole. Processare dei civili davanti a un tribunale militare è un'atrocità. No, la sua è un'atrocità. Per garantire la sopravvivenza di questa nazione farei di tutto. Dovete dirci dov'è vostro figlio. Da che parte state? Sto cercando di difendervi. O di salvare voi stesso. Ci sono mai tenute riunioni nella pensione? Molte, è sempre in gran segreto. Bugiardo! Mia madre è innocente. È lui che decide come devono andare le cose in aula. Detta le regole, sceglie i giudici. Non c'è limite a quello che è permesso fare all'accusa! Ora basta! Dite a John Surratt che se non si arrende sua madre sarà punita per i suoi crimini. Avete mai tenuto a qualcosa di più grande di voi? I nostri padri fondatori hanno stilato una costituzione espressamente per momenti come questo. Tutti quelli a favore? Non perpetrate questa ingiustizia in nome della vendetta.